trasferimenti ottenuti, che questa cosa avrebbe potuto poi comportare una differenza in termini di risultato dell'amministrazione rispetto alla parte di risultato di amministrazione rimasta non vincolata, quindi libera, al 31 dicembre. Quindi siamo ancora in attesa di verificare l'effettiva quantizzazione di questo importo, che non dovrebbe comunque discostarsi in maniera significativa rispetto a quella che era la previsione attesa. Come dicevamo ieri anche durante la conferenza dei capigruppo, il bilancio del 2021 è ancora un bilancio di natura emergenziale. Ci troviamo ancora pienamente nella crisi economica derivante dall'emergenza epidemiologica, e quindi anche in attesa di conoscere nel dettaglio quelle che sono le quote assegnate per effetto dei decreti di sostegno e sostegno bis dal governo centrale ai comuni, sappiamo in linea generale che ci sono allocati 600 milioni di sostegni per quanto riguarda la Tari e 350 milioni per misure di sostegno riguardanti le minori entrate derivanti dalla tassa di soggiorno. Anche qui l'amministrazione ha inteso adottare una serie di provvedimenti allocando già delle risorse nel bilancio 2021 per fronteggiare l'emergenza economica derivante appunto dalla crisi Covid. E pertanto si fa presente al Consiglio che sono già ipotizzati interventi per circa 150.000 euro sulle agevolazioni Tari, sia per le famiglie che per le attività, circa 40.000 euro per l'acquisto di generi alimentari, circa 20.000 euro per progetti di pubblica utilità. In più sono già stati liquidati, ultimati due bandi per il contributo al settore commerciale, saranno liquidati a breve per circa 55.000 euro, più i sostegni fitti all'abitazione principale per circa 40.000 euro. Quindi anche per quest'anno, così come nel bilancio 2020, c'è stato uno sforzo notevole da parte dell'amministrazione per venire incontro alle difficoltà derivanti dall'emergenza Covid. Inoltre, come diceva anche ieri, ci sono state anche, oltre un'attività ordinaria dell'amministrazione che ha reperito fondi per opere pubbliche, come già stato evidenziato durante l'approvazione del bilancio 2020, ricordiamo poi che si sta anche lavorando per destinare dei contributi, sia facendo fronte alla richiesta dell'amministrazione della Basilica Santa Maria dell'Aula con un contributo di 20.000 euro ai lavori di ristrutturazione della Basilica, che è un intendimento unanime da parte dell'amministrazione, sia un piccolo contributo anche alla Casina dei Capitani per le loro attività di restyling della stessa. Sono due enti, sia la parrocchia dove si fonde fede e tradizione dei medici, sia la Casina dei Capitani che è la sede storica dei nostri marittimi, e si è quindi inteso collaborare con questi enti per migliorare la loro sede. Come dicevamo quindi prima, si navigherà, nonostante quindi è già una programmazione fatta, si arriverà anche un po' a vista rispetto a quelli che saranno i contributi che riceveremo, e in tal senso volta per volta tenteremo sempre di fare con l'ascolto di tutti, cercare di venire incontro a tutte quelle che sono le esigenze nei limiti delle nostre possibilità e delle esigenze dei cittadini in merito all'emergenza. Grazie. Grazie consigliere Miccio. Passiamo alla votazione. Sindaco.
per la stesura di questo nuovo bilancio che ci ha pronto ad affrontare con una difficoltà dettata dall'emergenza e delle problematiche inerenti in corso per il Covid-19. Diciamo che questa amministrazione ha fatto notevoli sforzi per cercare di venire incontro alle esigenze dei cittadini con provvedimenti di ampio respiro, e anche quest'anno sono state previste delle fonti in bilancio per intervenire su alcune problematiche. Prima il consigliere Miccio faceva un escursus, diciamo, un po' dell'impostazione di quello che era le fonti di bilancio per andare a finanziare gli interventi. Io faccio presente alcune cose, ma lo faccio presente a tutto il Consiglio Comunale. Noi dopo l'approvazione del bilancio ci presteremo a votare delle delibere di giunta. Tenete presente, porto a conoscenza dei consiglieri tutti, o per chi è più attento o meno attento alla conoscenza delle dinamiche del bilancio comunale, non è una dinamica semplice. Io noto da parte di alcuni consiglieri la difficoltà a intraprendere che quando si parla di bilancio che cos'è, tra le entrate, le uscite, i capitoli di spese, alcune opere come vengono finanziate. Mi permetto di fare alcune considerazioni. Quest'anno noi dovremmo ricevere, in base ai famosi, alla legge di bilancio, alcuni decreti che vengono nel fondo delle risorse per andare a intervenire e tamponare le minori entrate che ci saranno anche nell'anno 2021. Faccio presente anche un'altra cosa, che alcune spese che vengono prese su capitoli di entrata vincolata. Per esempio, noi trattiamo la questione del condono, sono vincolati a intervenire su determinate cose, per l'avvio urbano, per l'acquisto. Quindi non possono essere distratti per fare altre cose, perché diventa poi difficile dire determinate cose. Allora mi piace portare a conoscenza anche del nuovo consigliere, no? Come si appresta ad affrontare delle determinate dinamiche. Per quanto riguarda le altre cose, permettetemi di sottolineare e ringraziare lo sforzo enorme di tutti gli amministratori, ma soprattutto anche degli uffici, soprattutto anche degli uffici dei servizi sociali, perché io mi scoccio, lo dico chiaramente, perché io ve lo dico molto francamente, io mi scoccio sentire le cose che si fanno, le fa l'amministrazione. Non si portano né no e né con no. E tantomeno devono portare il nome e cognome del sindaco. Io quando intervengo ho la capacità e l'espressione di dire è l'amministrazione tutta. E quando intervengo l'amministrazione tutta, tutti quelli che stanno collaborando con l'amministrazione per portare avanti questo momento delicato. Io non voglio più sentire determinate cose, non mi appartengono e non fanno parte del mio essere, del mio modo di fare. Questo deve essere chiaro a tutti. Permettetemi di fare solo una considerazione. Il sindaco, che oggi in questo caso sono io, si assume le responsabilità in prima persona e non si è mai capito e mai lo farà fino a quando sarà sindaco. Poi vedremo ai posteri chi sarà in grado di fare determinate cose. Io rispetto di tutti, la volontà di tutti, ognuno è libero intorno a questo tavolo di fare quello che vuole. Però ricordate una cosa, l'azione mirata e il beneficio che sta avendo la comunità di finanziamenti attinti non mi sono mai permesso e non mi permetterò mai di dirlo, l'ha fatto Giuseppe. Io parlo sempre a nome dell'amministrazione. Invece si sente in giro, io ho fatto, quello non ho fatto, questo non è un modo di fare, non è un modo che mi appartiene. Quando si fa una cosa si fa a nome di tutta l'amministrazione e do il giusto peso.
peso e la giusta riconoscenza a ogni consigliere comunale che si dà da fare, amministratore, assessore, per portare avanti le deleghe che gli sono state conferite. Però non ho mai parlato singolarmente, io ho fatto. Io vi ho sempre detto, dica, ma perché? Esiste il nome. Questo deve essere chiaro a tutti quanti. Perché io sinceramente da 2 anni a questa parte, cari amici amministratori, che condivido un percorso bellissimo, mi sto facendo il cuore tanto. Ho abbandonato tutto mettendomi a disposizione della mia comunità, portando risorse importanti, cavandomi risorse di 5 milioni di euro. E certamente non mi ci sta fare un manifesto Giuseppe Chito. L'amministrazione farà a palestra, l'amministrazione farà a vita comunale, l'amministrazione farà Oteano, l'amministrazione farà Ponto Razza. Tutti i soldi che non appartengono alla bilancia comunale. E cosa ho che qualcuno di noi o qualcuno di voi dica, certo però signore qualcosina lo fa, no, ma io non lo voglio. Non lo voglio da un minuto di più, tanto ormai la mia strada è tracciata. Però ricordate una cosa, io lavoro per il paese, per i miei cittadini, e lo farò da amministratore o non amministratore, come ho sempre fatto. Io la sera, fortunatamente, e dopo tutto quello che ho subito, che poi la verità verrà a galla, e quando verrà a galla, no? Di tutte le coltellate che il sottoscritto ha ricevuto, da tutti quanti, va bene? Come capo espiatore, quando la verità verrà a galla, va bene? Saranno tutti, saremo tutti quanti bravi. Io ho accettato con silenzio e sto accettando con silenzio tutte le cattiverie che ricevo. Ma perché? Perché davanti metto il paese e poi le altre cose. E non ho mai parlato per me. Io parlo sempre a nome dell'amministrazione e lo faccio sempre, ogni cosa che faccio. Invece poi ogni volta mi sta la perdita di pensare e chi è e chi non è. Ma io non ne parlo proprio. Allora io questa storia, se la vogliamo finire, non aspetto. Io la finisco con gli altri, però siete voi che poi dovrete rispondere ai cittadini, non certamente voi. Perché io la sera andrò a dormire serenamente di aver fatto tutto il possibile di tutto per la mia comunità. Fatto con il cuore, con l'emozione, lavorando 24 ore al giorno, prendendo gli schiaffi mattina, mezzogiorno e sera. E in silenzio, sempre ad andare avanti. Va bene? Allora se c'è la volontà, mi ammazza, se c'è la volontà di assumerci le responsabilità di quello che faccio, nel rispetto del ruolo, nel rispetto delle idee, nel rispetto del pensiero diverso. Però tu hai soluzioni. Va bene? Perché se il sistema inizia, io ve lo dico già da adesso, ma ve lo dico con il fuoco, se sta fuori, di che miracolo l'ho fatto? Ho dimostrato, non devo dimostrare più niente nel paese. Bene, l'ho fatto per i cittadini. E quello che abbiamo oggi è una grande scommessa, no? Di risorse attinte a enti sovraccomunali. E quando io uscirò la mattina mi chiedo, per piacere, non mi serve questa cosa, per piacere, non mi serve questa cosa, per piacere, non mi fa questo. O si deve chiedere per piacere. Sempre per piacere. Il sindaco deve sempre giustificare ogni cosa che fa. O sindaco deve giustificare, o sindaco deve giustificare, o sindaco deve raccontare. E gli altri? Chi mi spiega? Chi mi racconta a me? Nessuno. Invece un sindaco è sempre questo. Tanti mi fa tanto dovrebbe dire, tanto. Che la mattina dedicassi un po' di tempo più all'amministrazione. Poverino, poverino, canna, ricima e facina. Allora, io non accetto più, ragazzi. Si sta storiando, va bene. Allora, vi ho spiegato. Io voglio finire questo cambio di mandato, quest'altro 3 anni che hanno il suo paese. O fate quello che volete. Va bene? Con dignità e con serietà. Chi si scanna a casa, chi si scanna là, un pezzo dopo, un pezzo sotto, e non pensiamo al cazzo del paese. Non ce la faccio più, è uno sforzo.
Io sto parlando un po' più piace. Lo possiamo anche non vedere, se andiamo a casa. Su questo è su questo che stiamo passando il livello di noi. Non sulle altre cose che stiamo a fare. Vabbè, perché questo è la delibera più importante in amministrazione. Avremmo collaborato tutto quanto. Allora ci potete sforzare, no, ci scendono come una festa di ogni persona. Ma ditemi su che sì. E a Matini lì c'è stato il primo comune, lo scelgo. All'opera a Matini è andato al primo comune. E se ci va a pensare che tu e poi se non va a pensare che quattro non è per andare al primo comune e sta bene il primo comune all'opera a fatto con la Dio. Lo faccio perché voglio bene un paese. Ma io non so se tutti quanti vogliono realmente un bene un paese. Io lo so che non voglio bene. E ci sono, e non devo aggiungere niente. Si accorge di non ci sta bene. Ma non è per noi. Gli dà una cosa da fare, non ci sono problemi. Però chi perde? Non perde su per te. Perde un paese, perde le opere che sei nata. Certamente non perde. Che domani la perde se si va a fare male. Che le fasi? Allora ho fatto una nuova cosa che si va a fuoco pieno. Per me devi fare un pulimento. No, come mette la seccia assettata, hanno fumato la sigaretta. Se ne va a lavorare, non ci sta che si sta. E la mattina, la dopo di 7 la mattina, cominciamo a lasciare un po' di questo. Va bene? E ribadisco, devo spiegare, devo giustificare, devo fare. Sembra un albergo di nessuno. Come di nuovo, chissà che cosa si sta facendo. Basta, basta. Quindi siete lì. Ho votato o non ho votato il bilancio, a me non passi anche da grazie sindaco. Passiamo, qualcuno altro chiede la parola? Passiamo alla votazione. Chi è favorevole all'approvazione del bilancio? Allora non mi votiamo di immediata e di utilità? Allora non mi passiamo alla votazione del quinto punto del regolamento sulla protezione dei dati personali adottato in assetto del regolamento UES del 2016-2079. Allora, si propone di approvare il presente punto all'ordine del giorno e l'esito immediato e quindi qualcuno prende la parola? Nessuno. Passiamo alla votazione. Chi è favorevole? All'unanimità. Votiamo l'immediata disponibilità. All'unanimità. Allora, non essendoci nulla altro da deliberare, sono le ore 12:42.